C'era una volta un imperatore a cui piaceva molto i vestiti. Più che a governare il suo regno, sembrava più interessato nel cambiarsi i vestiti ogni singola ora. Visitava spesso il teatro e andava in giro in carrozza così che il popolo ammirasse come andava vestito. E quanto amava mostrare i suoi vestiti al suo popolo. Invece di discutere con i suoi ministri del regno, era più interessato all'opinione del popolo sui suoi vestiti. Allora, miei cari ministri, cosa ne pensate del mio nuovo vestito? Non è più bello di quello che portavo ieri? Vostra maestà è assolutamente magnifico. Un vestito davvero stupendo. Le storie sull'amore dell'imperatore per i vestiti si sparsero per tutto il regno e raggiunsero le orecchie di due furfanti. I due un giorno andarono alla corte dell'imperatore e chiesero di poterlo incontrare. E cosa volete dall'imperatore? È un uomo molto occupato e non può incontrare nessuno. Oh, siamo dei bravi tessitori, signore, e tessiamo i migliori vestiti di tutto il regno. Abbiamo sentito che all'imperatore piacciono i vestiti e siamo venuti qui per fargliene di nuovi. L'imperatore ha già molti vestiti nuovi di materiali diversi. Cosa se ne farebbe dei vostri vestiti? Beh, vedete? I nostri vestiti sono leggeri e delicati e quasi invisibili. Infatti, sono visibili solo a quelli a cui si addicono perfettamente. E gli stupidi non riusciranno mai a vedere questi vestiti. Quando l'uomo di corte seppe ciò, corse dall'imperatore per dirgli di questo nuovo tipo di vestito che i tessitori avevano portato. Gli stupidi non possono vederlo, dicono, ed è invisibile a quelli che non meritano il proprio lavoro. Lo devo vedere allora. Vai, portali subito qui. Se ciò che dicono è vero, allora saprò chi tra i miei ministri e uomini di corte dovrò licenziare. L'uomo portò i due tessitori dall'imperatore. Avanti voi due! L'imperatore vuole vedervi adesso! Ed è meglio che i vostri vestiti siano come avete detto! I due tessitori si presentarono davanti all'imperatore che sedeva con i suoi ministri. Allora, avete creato un vestito speciale, non è vero? Sì, vostra maestà. È un vestito che nessuno può vedere. Molto bene, vi darò tutto ciò che vi serve, ma dovete mostrare il vestito qui a palazzo. Ecco, una borsa d'oro per voi. E potete chiedere tutto ciò di cui avete bisogno. Ma certo, vostra maestà, mostreremo il vestito qui e lo renderemo adatto a voi. Un vestito che nessun altro potrà vedere. L'imperatore ordinò di disporre due telai nella stanza. I tessitori chiesero la seta migliore e i fili d'oro, che nascosero nelle loro borse su cui fecero finta di lavorare. Nel frattempo, l'imperatore era sempre più curioso di vedere cosa avessero creato i tessitori e decise di mandare i suoi ministri a controllare. Ministro, tu sei uno dei ministri più vecchi e saggi dell'intera corte, così so di potermi fidare ciecamente di te. Voglio che tu vada a dare un'occhiata al vestito che mi stanno facendo i tessitori e poi dimmi come sta andando il lavoro. Gli altri ministri forse non riusciranno a vedere il vestito, mi hai capito? Certo, vostra maestà. So esattamente cosa state cercando di dire. Così il ministro andò nella stanza dove lavoravano i tessitori. Oh, venite, venite, signore.
Guardate che bel vestito stiamo tessendo per l'imperatore! E i colori! Guardate quanto sono vibranti! Non vi piace, signore? Abbiamo lavorato davvero tanto su di esso! Sì! Non ho mai visto un lavoro così ben realizzato! Devo dirlo all'imperatore! Continuate con la tessitura del vestito! Signore, potete per favore portarci altro oro, fili e set da inserire nel vestito? Sì, ma certo! Oh mio Dio! Non posso dire a nessuno che non riesco a vedere il vestito! C'è qualcosa che non va! O sono uno stupido e dovrò essere licenziato! Il ministro tornò dall'imperatore e non gli disse ciò che aveva visto per proteggere la sua reputazione. Dopo tanti anni di servizio per l'imperatore, non voleva fargli sapere di non essere adatto al suo lavoro. No, non esiste. Bene, ministro, cosa pensi del vestito che mi stanno facendo i tessitori? Oh, vostra maestà, non ho davvero parole per descriverlo. I colori e i materiali sono di una bellezza stravolgente. È davvero così bello, dici? Credi che dovrei indossarlo alla grande processione a cui sto per partecipare? Ma certo, vostra maestà, tutti vi guarderanno. I tessitori continuarono a fingere di lavorare alla tela. Chiesero ancora più oro e ancora più seta, e mettevano tutto quanto nella loro borsa. Chiesero più candele, fingendo di lavorare anche di notte. Le loro forbici tagliavano l'aria, gli aghi andavano dentro e fuori a buchi immaginari senza fili. Dopo un po', l'imperatore si incuriosì ancora di più sul vestito dei due tessitori. «Credo che tra poco manderò un altro fidato uomo di corte a controllare il lavoro!» L'imperatore mandò i suoi servi a chiamare l'uomo. Uomo di corte, vai a vedere come sta venendo fuori il mio nuovo vestito e dimmi tutti i singoli dettagli. Così l'uomo di corte ritornò nella stanza in cui i tessitori stavano lavorando. Benvenuto, signore. È venuto a vedere il vestito per l'imperatore? Siamo sicuri che l'imperatore non ne rimarrà deluso. Stiamo lavorando molto duramente per far sì che sia pronto per la grande processione. E a lei piace tanto, signore? Ha mai visto un vestito così bello con dei colori così magnifici e sgargianti? L'uomo di corte era confuso come il ministro. Non riusciva a vedere niente e ammetterlo per lui voleva dire licenziamento assicurato. Come il ministro, non voleva far credere di essere uno stupido. Devo dire che è assolutamente magnifico, veramente stupendo per l'imperatore. E voi avete ragione. Non ho mai visto un lavoro così fatto bene. L'uomo di corte ascoltò come i tessitori stavano descrivendo il vestito, perché lui non sapeva più cosa dire all'imperatore. Come poteva descrivere qualcosa che non riusciva a vedere? «Allora, uomo di corte, cosa ne pensi del vestito?» L'uomo di corte descrisse nei minimi dettagli il vestito e i colori, proprio come i tessitori avevano detto. Non poteva far credere di essere uno stupido, dato che non riusciva a vedere il vestito. «Ah, bene! Credo che domani andrò a vedere io stesso questo vestito. Tutti lo ammirano così tanto. Non vedo l'ora di vederlo!» Il giorno dopo, l'imperatore andò nella stanza dove i tessitori fingevano di lavorare. Le loro mani andavano su e giù, mentre i loro occhi erano fissi sul telaio, concentrati sul vestito immaginario. «Oh, vostra maestà, non vedevamo l'ora di mostrarle il vestito! È davvero bellissimo, anche meglio di ciò che ci aspettavamo! La gente non parlerà altro che del suo vestito alla grande processione! Ecco, guardate la giacca e i pantaloni!» Sono sicuro che vi staranno perfettamente. E il mantello, non è magnifico? Sono così leggeri e fragili, come la tela di un ragno.
L'imperatore guardò a fondo, ma non riusciva a vedere nulla. «Sono l'imperatore di questa terra, e se dico di non vedere niente, il mio popolo penserà che io sia uno stupido! Non può accadere!» Per la paura di essere chiamato stupido, anche l'imperatore fece ciò che i tessitori gli dicevano, e finse di ammirare il vestito. Il giorno della processione, i tessitori finsero di aiutare l'imperatore a mettersi il vestito, in ogni particolare. «Venite, vostra maestà, mettetevi davanti allo specchio. Ecco, indossate la giacca e i pantaloni!» I tessitori finsero di far indossare la giacca e i pantaloni, finsero di stringere i pantaloni con una cintura, sistemare il colletto della giacca e fare gli altri aggiustamenti. «Oh, vi sta veramente da Dio! Non credete, vostra maestà? E i colori sono così belli! Adesso mettiamo il mantello! Ecco, fatto! Cosa ne pensate, vostra maestà?» Beh... «Devo dire che è proprio un bel lavoro. Come dite voi, mi sta perfettamente. E i colori sono veramente magnifici!» L'imperatore rimase davanti allo specchio e, sebbene non riuscisse a vedere nulla, finse di ammirare il vestito provando diverse pose davanti allo specchio. «Bene, vostra maestà, è ora che vi presentiate alla grande processione davanti al popolo!» Gli uomini di corte finsero di sorreggere il mantello dell'imperatore e lo portarono fuori. Tutti gli abitanti del regno seppero del potere magico del vestito e aspettavano con grande curiosità di vedere l'imperatore indossarlo. Alla fine, quando l'imperatore si fece strada tra la folla rimase in totale silenzio alla sua vista. E poi all'improvviso si udì la voce di un bambino. «Oh, ma non indossa niente!» Tutte le persone iniziarono così a ridere. «Non indossa niente! Non indossa niente! Non indossa niente!» L'imperatore era molto imbarazzato. Adesso capì che i due tessitori l'avevano preso in giro insieme ai ministri e agli uomini di corte. Non poteva fare altro che condurre la processione con tutta la poca dignità che gli era rimasta. I tessitori, ovviamente, se l'erano già data a gambe con l'oro, i fili e la seta che l'imperatore gli aveva dato, e di loro non si seppe più nulla. Vi è piaciuto questo video? Per vederne ancora e non perderne nessuno, segui la manina bianca in alto a sinistra, clicca sul nostro logo e iscriviti. Video nuovi e divertenti tutti i giorni. Ciao e al prossimo video!